Sono iniziati stamani i lavori di risanamento del manto stradale della SS16 nel territorio di Silvi, lavori che sono a totale carico di Autostrade per l'Italia e che si sono resi necessari a causa del deterioramento, conseguenza del massiccio passaggio di mezzi pesanti che si sono riversati sull'arteria stradale adriatica dopo la chiusura al traffico del viadotto Cerrano della A14. Già in quel periodo, da metà dicembre fino a fine gennaio, il manto aveva denotato dei cedimenti, soprattutto in prossimità dei tombini e delle rotatorie. La situazione è ulteriormente peggiorata a seguito del maltempo e delle piogge di marzo, con la creazione anche di diverse buche piuttosto pericolose per la circolazione dei mezzi, per quanto contenuta nelle ultime settimane a causa delle misure anti-coronavirus che hanno limitato il flusso degli autoveicoli. L'intervento sarà completato entro il 31 maggio. Il tratto stradale interessato si sviluppa per poco più di 6 km, dal chilometro 431,7 al 437,940, per una superficie di intervento di circa 50.000 metri quadrati. In particolare è previsto il ripristino del manto stradale mediante fresatura per una profondità media di 5 cm con seguente rifacimento della segnaletica stradale orizzontale, strisce di delimitazione delle corsie, attraversamenti pedonali e strisce di arresto in corrispondenza dei semafori. In conseguenza dei lavori, nei pressi dei vari cantieri sono previsti il divieto di sosta su entrambi i lati della strada con eventuale rimozione forzata e l'istituzione del senso unico alternato garantito dal personale tecnico o dal semaforo movibile. Questi lavori sono il frutto di una trattativa portata avanti da me e dal sindaco Scordella con il direttore del settimo tronco di Autostrade. Abbiamo trovato nel direttore una persona attenta ad ascoltare le nostre richieste. Inizialmente ci era stata fatta un'offerta da noi non accettata, che poi però le trattative hanno portato al rifacimento dell'intero tratto della statale 16. Per noi dell'amministrazione è un momento di rinascita, abbiamo colto un'opportunità da un momento di disagio per Silvi. Questi lavori insieme alla zona piomba che stiamo rifacendo e alla pista ciclabile, i cui lavori probabilmente partiranno a settembre per colpa dell'emergenza che stiamo vivendo, saranno comunque tutti insieme un momento per la rinascita di Silvi, per farla tornare quella che era, cioè la perla dell'Adriatico.